Sciopero nazionale dei trasporti in Italia, c'è questa manifestazione davanti alla regione a Pescara, sindacati di base, i motivi di questo sciopero quali sono? Allora, lo sciopero è generale, non è soltanto dei trasporti, ma riguarda tutto il pubblico impiego e il privato. C'è anche lo sciopero dei trasporti. Noi oggi in Abruzzo abbiamo organizzato questo presidio presso il governo regionale e abbiamo avuto un incontro con esponenti del governo regionale, è venuto il coordinatore della giunta Camillo D'Alessandro e la direttrice generale della regione, la dottoressa Gerardis, per delle problematiche che rientrano nel carattere generale dello sciopero, ma che riguardano principalmente la regione Abruzzo. E parliamo delle riduzioni sul piano di assistenza sociale per quanto riguarda specialmente l'assistenza scolastica specializzata, per quanto riguarda invece la gestione dei rifiuti. L'Abruzzo è in corso in una procedura di infrazione dell'Unione Europea perché il piano regionale di gestione dei rifiuti non ancora viene realizzato, più un'altra serie di problematiche tra cui il project financing dell'ospedale di Chieti e altro. Le risposte che abbiamo avuto sono risposte interlocutorie, hanno preso in carico quelle che sono le nostre richieste e ci saranno degli incontri, diciamo, a breve sia con l'assessore Scrocco per quanto riguarda le politiche sociali e sia per quanto riguarda il sottosegretario Mazzocca per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. In ogni caso l'incontro per noi non è soddisfacente, pur prendendo atto dell'impegno manifestato dai vertici della regione, perché ci sono queste problematiche, specialmente quelle che riguardano l'assistenza scolastica ai disabili, che sono problematiche gravi e che mettono in ginocchio le famiglie, poiché la regione dice di non avere fondi oltre quelli stanziati dal governo nazionale e pertanto la situazione è abbastanza complessa e da rivedere. Noi abbiamo chiesto un incontro specifico, stamattina non si sono presentati né la dottoressa Sclocco né altri, avremo questo incontro in futuro proprio per ridiscutere completamente quelli che sono gli obiettivi dei piani di zona e per dare risposta ai problemi delle famiglie.